Buonasera, sono Laura Antichi. Vi voglio presentare una piattaforma di apprendimento che si chiama WeSchool. WeSchool è una piattaforma per la creazione di lezioni interattive e un aggregatore di contenuti utili per la didattica. Permette di coinvolgere i propri studenti nei processi di apprendimento proprio per la condivisione di contenuti, la collaborazione e la somministrazione di esercizi con feedback in tempo reale. Si dice che risponda all'idea di essere una flipped classroom che permette a tutti, docenti e studenti, di apprendere a distanza tramite video lezioni, spiegazioni scritte orali molti collegamenti ad applicazioni. Ora andremo a scrivere WeSchool nella casella di ricerca di Google. Il primo risultato che è disponibile è quello su cui dobbiamo cliccare. Siamo nell'interfaccia dell'applicazione, bisognerà registrarsi o fare login e anche gli alunni dovranno registrarsi. Questa piattaforma quindi non crea un ambiente, subito un ambiente protetto come può essere quello di Classroom con mail, quindi dati dall'amministratore, ma chiede anche agli studenti la registrazione tramite i genitori, se nel caso questi studenti siano minorenni. Quindi, per ogni classe, gli alunni, una volta creata la classe, hanno a disposizione un codice di invito che i docenti forniranno alle famiglie attraverso, esempio, il registro elettronico o per mail oppure attraverso WhatsApp. Anche questa procedura è prevista da WeSchool. Saranno i genitori ad accedere alla piattaforma inserendo, oltre al codice della classe, un loro indirizzo valido di posta elettronica, seguendo poi le istruzioni per l'accesso dei minori alla piattaforma riportate nelle istruzioni della piattaforma stessa. Allora, per riassumere, il docente fornisce alla famiglia il link di registrazione al proprio corso, il codice della classe. I genitori registrano il proprio figlio con nome e cognome dell'alunno, inserendo un indirizzo mail valido e accettando i termini e le condizioni e la privacy policy di WeSchool. Il genitore poi riceverà una mail all'indirizzo di posta elettronica inserito con un link per confermare l'iscrizione. A questo indirizzo mail poi le famiglie riceveranno notifiche sulle attività del corso. Tale procedura comunque si effettua una volta sola e quindi è valida anche per l'iscrizione ai corsi successivi degli studenti. Prima di fare registrarsi o di fare login, conviene andare a vedere infatti nel bottone scuola in alto, nella barra, le istruzioni, i primi passi con WeSchool. Vedete che ci sono le istruzioni, come iscriversi, il breviario didattico e tanto altro. Quindi conviene guardare questo prima di passare
registrati. Naturalmente io sono già registrata e quindi faccio login. E mi riporta nella dashboard i miei gruppi, sono i gruppi che ho creato e quelli a cui mi sono iscritta. Noi creiamo subito un nuovo gruppo classe agendo sul più. Ho la possibilità di scegliere un nuovo gruppo o usa codice e classe per accedere a un gruppo. Creo un nuovo gruppo, in questo caso metto il nome del gruppo, metto classe. Finta A 1, siamo A 1, la scuola, scelgo scuola, avrei potuto scegliere lavoro, va bene scuola, la materia. La scelgo nel menu a discesa, la nazione Italia va bene e inserisci la città in cui si trova la tua scuola e ti chiede il nome della scuola. Quindi cliccate il nome della scuola, scegli tra le proposte che vengono fatte, avanti, e qui possiamo inserire innanzitutto con Scegli File una copertina per il gruppo, ne sceglierò una a caso. Ok, apri. Okay, mi ha inserito l'immagine che posso poi cercare con più cura. Vado avanti e qui mi dice: complimenti, hai creato un nuovo gruppo. Questo è il link di invito al tuo nuovo gruppo. Come vedete, posso copiarlo. Questo link è stato copiato da inviare. Ad esempio i genitori, vai al gruppo, ok, questo è quindi il gruppo e tutto quello che ora vado a creare per la classe, quindi quinta A1, sarà contenuto in questa zona. Mi trovo nella wall posso postare i messaggi con degli allegati, metterò un messaggio di benvenuto, potrò postare anche degli avvisi, diciamo benvenute e benvenuti. Potrò arricchire questo messaggio, come vi dicevo, con degli allegati. Vado in pubblica. Così ho pubblicato il messaggio di avvio del corso. Ho a disposizione una board e nella board posso, con più nuova, la board sono gli argomenti che vado a creare per la classe, quindi scelgo nuova, metto il titolo della board e metterò Carl Popper. Ok, e aggiungo un contenuto, adesso lo andrò a scegliere. Tra i contenuti che mi mette a disposizione, mi mette a disposizione tantissimi contenuti, anche
Quelli presenti in Google Drive, vedete pagina web, cerca con Google, YouTube, Vimeo, testi with school, PDF, eccetera, un sacco proprio di, mi dà un sacco di possibilità di scelta tra i contenuti per arricchire la board. Vado, scelgo un video YouTube, questo è comodo perché cerco ad esempio con la casella potrei incollare anche il link, lo cerco attraverso quindi la casella di ricerca perché non l'ho cercato prima e vado in cerca e mi fa vedere una serie di contenuti, posso sceglierne uno e aggiungi il contenuto alla board. Come vedete, il primo contenuto è stato aggiunto, ok? Posso aggiungere un secondo contenuto, potrebbe essere questo contenuto una spiegazione, metto un editor di testo, qui potrei scrivere una breve presentazione, un qualcosa su, eccetera, posso formattare il testo, poi posso inserire anche dei link. E vado dopo che ho inserito anche il titolo, in questo caso Incipit, ecco, vado a salvare, salvo, ok, poi posso aggiungere un altro contenuto, ad esempio mi piacerebbe aggiungere un approfondimento da Wikipedia, da questo link, copio il link, vado in WeSchool, clicco su pagina web, incollo il link, mi fa vedere l'anteprima, ora vedete che l'ha inserito la pagina web proprio all'interno, faccio allega e ho allegato un altro contenuto, è stato aggiunto al tuo gruppo. E quindi vedete, è molto molto interessante. Posso aggiungere anche un test with school, cercare tra i miei test oppure andare indietro. Ok, poi posso, questa era una bozza, Carla Potter, ok, vedete era una bozza, ci clicco su, faccio pubblica, ok, è stata pubblicata, mi dice, vado quindi ancora alla classe e vedo contenuti, posso anche modificare il gruppo e posso aggiungere ulteriori contenuti alla classe, a questa classe. Ok, posso poi fare un test oppure un testo, degli esercizi o delle verifiche, facciamo una verifica. Ok, potrei anche importare una verifica, quindi più nuovo, titolo della verifica sarà Epistemologia. Di Karl Popper. Ok. Non imposto i minuti perché per non impostare un limite di tempo, aggiungi una domanda. Ok, ho una serie di possibilità di domande vero o falso, risposta breve, risposta aperta, scelta multipla. Cruciverba, video quiz, completa la frase, abbina le coppie, abbina le carte, risposta con allegato. Facciamo una scelta multipla che è più frequente.
La domanda potrebbe essere cosa fa l'epistemologia? Di Popper. Ok, le risposte possibili sono queste. Il studia, ad esempio, una prima risposta, le fonti dell'errore. Le illusioni della filosofia. Ok. Questa non è una risposta sbagliata, quindi va bene, facciamo un'altra possibile risposta che elabora il criterio di demarcazione. Questa è la risposta giusta, quindi clicco su giusto. Ok, metto un'altra possibile risposta. Studia i limiti della conoscenza umana. Che questa anche questa è sbagliata, posso aggiungere un'altra risposta oppure salvare. Dopo che ho salvato, posso aggiungere un'altra domanda e altre domande ancora, scegliendo tra le tipologie che sono disponibili. Pubblica. Mi chiede se sono sicuro di pubblicarla, potrei anche lasciarla in bozza e pubblicarla successivamente, confermo, quindi è stata salvata e pubblicata. La verifica. Ho un registro, ma nel registro non è presente ancora nulla, non ho gli alunni, non ci sono studenti, ho comunque gli esercizi, le verifiche in classe e il download. Ok, andiamo di nuovo nella classe e da qui, poi un nuovo utente, posso aggiungere un docente o uno studente. Ho quindi un codice della classe che invierò ad esempio ai genitori insieme al link di invito, che è questo che copio. Posso mandarlo ai genitori, quali, come vi dicevo prima, si iscriveranno il proprio figlio con la propria mail. I partecipanti, qui avrò tutti i partecipanti una volta che hanno partecipato. Poi vedete lo studente, potrei inserire qui, se gli alunni fossero maggiorenni, le mail degli studenti da invitare, con invita, chiudo, e quindi questa è nel modifica gruppo posso trovare queste informazioni che mi servono sulla classe. Quindi andiamo ancora nella classe, abbiamo a disposizione una web conferencing molto interessante, è Jitsi, e quindi attiva aula virtuale e ci riporta a questo a Jitsi. Subito la telecamera è attiva, la disattivo la telecamera
E poi vediamo le opzioni qui presenti sui tre puntini alla vostra destra, che è Manage Video Quality. Potrei anche decidere di settare diversamente la qualità del video, la lascio High Definition e poi vado in View full screen, ma adesso non mi interessa vedere il full screen, dopo va bene View full screen e poi usciamo con Esc, tanto per farlo vedere, poi Start live stream, che è possibile quindi trasmettere in live, Start recording per registrare la web conferencing, e per poi renderla disponibile agli studenti, ad esempio malati o ad assenti. Si può condividere un video YouTube. Se abbiamo la telecamera attivata, possiamo, con la funzione beta del blur, My Background, possiamo offuscare il background. Arriva, il background, magari per impedire alle persone di vedere che cosa abbiamo dietro, potremmo avere disordine, oppure insomma alcuni si vergognano delle loro case. Comunque vedete che comunque l'immagine propria è alonata, anche l'immagine propria. Disabilito il blur e naturalmente mi nascondo e mi disattivo la telecamera. Poi c'è il setting in cui posso andare a settare tutte le impostazioni della camera, del microfono e dell'audio output. Faccio ok. Poi qui potrei mutare tutti, compreso me, con Mute Everyone, e poi lo stato dello speaker e View Shortcut. Volevo dirvi, poi cliccando sul toggle Title View, posso avere, se ci fossero altri utenti, tutte le immagini degli utenti collegati. Ok, mi serve ora andare, purtroppo doppio triplo qui, andare in queste icone che sono a sinistra per farvi vedere altre cose. Posso share your screen, ma questo lo vediamo tra un attimo. Volevo dirvi che è possibile alzare la mano per intervenire, perché magari il docente ci dia la parola, si attivi la videocamera. Questo doppio dipende dal fatto che sto registrando una videoconferenza. Poi ho qui la possibilità di open una chat, esempio posso mettere un emoticon metto una faccina qualsiasi, poi scrivo benvenuti. Quindi la chat ha un ruolo molto importante all'interno di questa piattaforma. Vedete che compare quindi anche l'emoticon, e poi posso condividere lo schermo. Posso condividere lo schermo intero, una finestra dell'applicazione che ho aperto sul computer. Ad esempio, se volessi far vedere una PowerPoint, apro il PowerPoint sotto e quindi posso visualizzare il PowerPoint. Oppure una scheda di Chrome vado a condividere alcune Chrome, insomma. Ecco, adesso ho chiuso.
è una piattaforma che ha poi molto semplice ma utile. Volevo anche aggiungervi un'altra cosa: quando avete finito di registrare, perché penso che farete lo start recording, dopo penserete come utilizzarlo, questo start recording, la registrazione viene conservata in Dropbox, quindi la ritroverete in Dropbox. Dovrete avere un Dropbox. Questo mi sembra di avervi detto tutto sul video conferencing e sui dati essenziali sull'utilizzo della classe. Insisto che forse il punto debole della piattaforma è proprio la registrazione degli studenti, perché devono passare, se minorenni, per sicurezza attraverso i genitori. Quindi non è una piattaforma che includa dentro di sé tutti quanti gli studenti con un'email della scuola, ma è qualcosa che è comunque esterno alla scuola, anche se abbiamo messo dei punti di riferimento della scuola in cui noi siamo. Mi sembra di avervi detto tutto, vi auguro una buona serata, arrivederci.